Amici di Rete 55, una buona sera. Bar eccellenza, non ci fermiamo mai. La Castellanzese è campione, ma ci sono ancora playoff e forse playout da giocare. Qui con noi, perché lui sì che ha finito, Ambrogio Bai. Buonasera, buonasera, ciao a tutti, ciao amici, ciao. Finito bene, festeggiato, bevuto, fatto tutto. Beh, no, manca ancora un pezzettino, ma comunque quel che dovevamo fare l'abbiamo già fatto. Ci hai mandato i saluti però dell'Induno. Vi ho mandato i saluti, ci ha tenuto molto il mio presidente. Ciao Davide Piatti, a fare gli auguri a Bar Eccellenza, per cui... E vediamoli, vediamoli. Vediamo. Un saluto a Bar Eccellenza da Aurora Induno e un ringraziamento al Mister Bai. E dunque li salutiamo tantissimo. Sarei ancora sulla panchina dell'Induno l'anno prossimo? Domanda così che non si aspettava. Sì! Ufficiale? Firmato? No. Ah, ok. Perché non firma, non possiamo dirlo. Buonasera Fra. Ciao Mattia. Come stai? Ciao, Fra. Tutto ciao, bene? Ciao, 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 ciao. Chi non ha finito invece e secondo me vorrebbe prenotare le vacanze ma non può ancora farlo è l'allenatore della Castanese, Emiliano Palazzi. Buonasera a tutti. Ciao mister. E peraltro il futuro allenatore del Venezia, lo sai? Ufficiale? Sì, sì. Firmato. Lui allena solo le squadre neroverdi. Solo neroverdi. Perciò dalla Castellanzese alla Castanese l'anno prossimo al Venezia. No, sarebbe un passo importante. Vedi te. È un altro augurio questo. Grazie mille. Mister, una situazione un po' surreale. Smarchiamoci subito. Non si sa se giocherete appunto questo benedetto play-out rimandato a data da destinarsi per capire le sorti del Varese Calcio. Sì, è una situazione difficile anche da gestire perché noi ci aspettavamo comunque di giocare questa domenica. Poi è arrivata la notizia dello spostamento, della sospensione del play-out e stiamo aspettando quello che la Procura federale deciderà, anche se non sappiamo quando giocheremo, se giocheremo, perché noi una speranza di poter evitare il play-out l'abbiamo qualora i punti di penalizzazione fossero almeno 11. Se dovessero essere meno ci faremo trovare pronti per domenica, anche se è complicato preparare una partita di questo tipo, di questa importanza, senza avere delle date precise, perché il rischio è che possa andare ancora più in là la sospensione, perché se dovessero arrivare più punti e il Varese dovesse fare ricorso o patteggiare, le cose andrebbero ancora per le lunghe, quindi non navighiamo a vista e cerchiamo di mantenere la condizione e facendo allenamento. Ambrogio, un bel playout a Ferragosto. Sì, veramente. Siamo già là praticamente. È una situazione paradossale, una cosa che del resto è nella logica di questo campionato che, come sempre abbiamo detto, è stato completamente falsato da questa situazione. E meno male, ma lo dico in modo molto così, molto soft, che la Castellanzese ha messo una pezza su tutto, nel senso che la Castellanzese ha vinto, non ci sono stati degli ulteriori strascici che sarebbero potuti intervenire qualora la Castellanzese avesse dovuto disputare i play-off, perché sappiamo il Varese con la Varesina non si è presentato, cioè un disastro, sarebbe stato un disastro. Quindi da quel punto di vista almeno le cose sono state tra virgolette sistemate. E peraltro aspettiamo ancora il risultato di Fenerolignano, perché dobbiamo dire che sabato e domenica si sono disputati questi play-off che hanno decretato questa finale. Mister, te l'aspettavi questi risultati? Ma io ho visto sabato la partita a Legnano e il Verbano ha giocato molto bene. Il Verbano ha fatto una grandissima partita. Sicuramente per quello che ha creato meritava forse la vittoria, però se non fai gol alla fine il Legnano ha lottato, ha sofferto, è stato bravissimo Pasiani in un'occasione nello sventare l'1-0 che avrebbe cambiato la partita e poi alla fine ha capitalizzato bene l'occasione che ha avuto e va in finale meritatamente, quindi
Questi rigori che quest'anno ci siamo portati dietro. Salutiamo il mitico Vito Spadavecchia. Ciao Vitangelo. Che ha calciato lui questo rigore. Lui che i rigori sa calciare. Lui ha i piedi da mezza punta. Infatti. Perché quando giocavamo contro, quando giochi contro il Verbano, se vai a pressare i difensori scaricano dietro al portiere e lui destro o sinistro ti apre il gioco. Quindi, però non puoi mettere un uomo fisso su di lui. Quindi ci poteva stare. Poi se faceva gol erano tutti qua a incensare Vito, la personalità, eccetera. A rigore capita di sbagliarlo, quindi solo chi non lo tira non lo sbaglia poi, mai. Poi Vito la personalità ce l'ha da tantissimo. Da vendere proprio. Quindi anzi lo salutiamo, tornerà perché lo sfideremo a questo punto sui rigori, ma mentre caccia, perché quel punto assolutamente. Dobbiamo farlo per forza. Varesina, delusione? Domanda per tutte e due, mister. Ma secondo me ha influito tanto il girone d'andata dove non sapevano in che categoria giocare e quindi preparare un campionato da protagonista in eccellenza o da mantenimento della categoria in Serie D è completamente diverso. Anche mentalmente la squadra sicuramente ha avuto delle difficoltà. Poi nel girone di ritorno ha fatto vedere tutto il suo potenziale l'eliminazione... non sarà stata digerita bene perché le aspettative erano molto alte, però penso che abbia influito molto la situazione iniziale della categoria. Sì, diciamo che appunto perché c'era davanti questo Fenegro che comunque... Sì, oltretutto l'abbiamo detto più volte, arrivare ai play-off o play-out poi diventa sempre una roulette perché dipende da come ti trovi, le condizioni fisiche, infortunati, sì, eccetera, poi eccetera. Una partita secca, cioè può succedere di tutto. Quando si arriva a disputare tutto in 90 minuti è chiaro che viene rimesso in discussione tutto. Sicuramente, e credo l'ha detto anche Spilli, insomma, e forse anche Max Di Caro lo aveva detto, il girone di andata è stato molto penalizzante per loro e quindi evidentemente, certo, guardando il risultato finale la Varesina non è nel posto dove dovrebbe essere, però tra l'altro gli auguriamo di tornarci anche perché hanno fatto comunque questo girone di ritorno che sembrava potessero addirittura mangiarsi la Castellanzese, poi hanno infilato tanti pareggi consecutivi assolutamente anche con noi. Anche con la Castellanzese. La Castellanzese, che tu conosci peraltro, mister, sì, come ambiente, eccetera, ha meritato questa vittoria. Ma penso sia in dubbio, ha fatto un girone d'andata straordinario. Poi quando ti trovi in quella situazione è normale che nel ritorno un minimo di tensione ci possa essere, però una squadra che fa una stagione del genere bisogna solo fare i complimenti per quello che hanno fatto. Qual è stata la forza, a tuo parere, della Castellanzese? Un punto di forza sopra gli altri? Ma secondo me nel girone d'andata la differenza l'hanno fatta davanti i giocatori Urso su tutti, poi Gibellini, lo stesso Roby Colombo, e hanno fatto una stagione straordinaria. Poi hanno avuto questo vantaggio che gli ha permesso anche di gestire nel ritorno delle situazioni difficili che capitano a tutte le squadre durante una stagione, però poi viene fuori anche l'esperienza del mister e la società, la presenza della società. E in D questa Castellanzese cosa farà? Ma non lo so, perché è una scommessa penso anche per loro, perché non si aspettavano una promozione nell'immediato, quindi di sicuro c'è una struttura societaria solida, delle strutture, un'organizzazione che permetterà sicuramente di far bene. E dunque, abbiamo parlato di Castellanzese, settimana scorsa siamo stati al Provasi di Castellanza con Nicolò Bigioni che ci ha presentato uno per uno i suoi compagni di squadra. Vediamo. Te la senti di presentarli uno per uno con un aggettivo per ciascuno? È proprio... Ma uno, Abbiamo Lele Raimondi. Aggettivo? Aggettivo, terzino. Terzino è un aggettivo. Poi abbiamo Omar, l'extracomunitario. Poi abbiamo il mitico Ferro, detto Tizzi, da tutti, da Tiziano Ferro. E ma perché canta? Perché canta. Poi abbiamo Cesaro, il giovane vecchio, ci sta. Poi abbiamo, perché nonostante sia un 2000, sì, è vecchio dentro nel senso che è una persona già fin troppo, già matura, esatto. Già matura, seria. Poi abbiamo il mitico Roncari,
il figlio del mister. Ma che davvero comunque si è messo a disposizione della squadra, veramente una bravissima persona. E poi abbiamo lo Juventino, Ghilardi Andrea. Mi spiace per lui. Siamo tutti interisti, per cui sarà per l'anno prossimo anche stavolta. Poi abbiamo Brian, la vecchia, soprannominato. Noi sappiamo il perché. Noi sappiamo il perché, no, non si può dire. Segreti di spogliatoio. Poi abbiamo il principe, Moroni. Non c'è bisogno di spiegare il motivo, insomma. Adesso è dura. Abbiamo Zappulli, che Spugna. Sì, quello abbiamo capito tutti. Poi abbiamo il mitico Cusaro, il tenente penso che... E qui fermati, perché c'è un altro componente dello staff importante che voglio... La mia anima, il nostro motivatore, colui che spinge. Grazie Arturo, grazie a lui e grazie a voi. A professor Grassi per la grandissima e preziosa collaborazione. Grazie a tutti voi per avermi fatto vivere una grandissima esperienza e di aver vinto quest'anno con voi. Troppo bello, troppo bello. Signori, lo giuriamo! Beh, il bomber, Psycho, definito Psycho. C'è anche un nome e cognome, no? Sì, Stefano Gibellini. Ma perché lo conoscono tutti, però? Perché ha doppia personalità. Però a noi quella che ci interessa è quella... Poi abbiamo il grande compagnone. L'altro aggettivo è difficile trovarlo. Il Chris. E... è giusto. Il Chris. Poi abbiamo Giorgetti, lo sciupa femmine, perché ce l'ha lo sciupa femmine. Poi abbiamo Nocciola detto Nutella da tutti. Mi aspettavo un Kinder, ma invece no, Nutella. Poi abbiamo De Dionigi e Mante, che aggettivo gli diamo? Barbera, perché... Poi abbiamo Mantegazza. Come lo definiamo? Mister, è dura. Il vecchio. Il vecchio, la vecchia. Giusto. Poi abbiamo Lino D'Onofrio. Matti. Il comunicatore. Il pasticcere. Perfetto. Poi abbiamo il trattore, Roberto Colombo, Mattia Nellaera, la cimice per tutti noi. E poi abbiamo Chiodi Andrea, l'innamorato. E non vogliamo sapere altro. Complimenti a tutti. Questi sono i protagonisti di questo campionato di eccellenza. Mister, che stagione è stata però quella della Castanese? Una partenza lentissima. Poi c'è stata la partita col Varese, tra l'altro. La partenza lentissima è stata dovuta anche al calendario. Noi le prime 5 giornate abbiamo incontrato il Legnano, il Lazzate a Lazzate con un campo complicatissimo. Poi avevamo Castellanzese, Busto 81 e Varese. Quindi siamo trovati con 4 partite e 0 punti, incontrando il Varese in casa. Abbiamo fatto una partita straordinaria, abbiamo vinto 1-0. C'era, confermo. E da lì abbiamo iniziato una sorta di striscia positiva che pensavo ci mettesse nella condizione di fare un campionato tranquillo. Poi sono subentrati, abbiamo perso un paio di partite brutte, tra le quali quella col Cassano l'andata, con la squalifica di Nicolò Colombo, che per noi è fondamentale, e da lì un po' di situazioni che sono cambiate anche a livello di squadra per via del mercato, e a gennaio siamo ripartiti ancora da zero con una decina di giocatori nuovi. E secondo me nel ritorno ho parecchi rimpianti, perché la squadra ha giocato un buon calcio. Nelle partite casalinghe abbiamo preso 6 pali, 2 col Mariano sullo 0-0, 2 col Busto, col Verbano, quando abbiamo perso 2-1. Le misure delle porte sono giuste lì. Sono come quelle di Vigiù, forse. Abbiamo giocato anche a Vigiù con il Varese, con la Juniors.
E niente, adesso ci giochiamo questa partita consapevoli che abbiamo una squadra con delle qualità importanti, però è un play out, è sempre il fattore psicologico poi la farà da padrone. Ricordiamo anche che nel Cassano manca la punta di diamante, la punta, eh? Che è il nostro amico Lorenzo Andriuoli, che è stato giusto ieri sotto Ciao, i ferri dopo l'infortunio, quindi salutiamo, che si è fatto male proprio contro la Castanese. Sì. Insomma, gli mandiamo un abbraccio, perché io sono sicuro che in bocca al lupo glielo fa ufficialmente alla fine. Vai, pensaci tu. Lorenzo, in bocca al lupo, siamo sicuri che torni presto. Guarda, è già arrivato qua in corsa. È già lì che bussa. Ho sentito il citofono io. È già lì che bussa. Ambrogio, parliamo un attimo di variabili, perché la Castanese potrebbe non giocarlo, perché facciamo i conti della serva, poi sappiamo che potrebbe succedere di tutto, un punto per ogni vertenza, facciamo che siano 16, se il Varese si infila lì in mezzo è il Cassano che gioca contro il Varese. Secondo te, Antonelli, preferisci giocare contro la Castanese o contro il Varese, che non si sa che squadra schiera? Ma guarda, secondo me Antonelli non fa questo ragionamento, cioè lui prepara la squadra per giocare, punto, come prepara il mister la sua per giocare la partita che diventa la partita determinante, quindi poi se sarà il Varese, sarà il Cassano, la preparerà nel migliore dei modi. Ripeto un'altra volta, allo sfinimento, che è veramente, siamo sull'orlo, anzi l'abbiamo già superato al ridicolo. Perché veramente arrivare in queste situazioni è una cosa che non fa bene a nessuno, e al calcio prima di tutto, per cui auguriamoci che almeno il mister, tutti velocemente sappiano quello che devono fare, perché veramente, oltretutto c'è anche una stagione da programmare per l'anno prossimo, c'è di tutto ancora in corso, quindi io spero davvero che, oltretutto, tutto ciò, e lo dico adesso, ma è abbastanza evidente, si è creato un precedente non indifferente, sì. Perché si è creato un precedente che è un macigno su tutto il futuro, perché ovviamente sarà concesso di tutto a questo punto. Sì, già è stato concesso di tutto, perché penso che le porte segate di Castellanza siano stato l'emblema, ne abbiamo parlato anche col presidente Affetti settimana scorsa, non è stato un atto di vandalismo fine a se stesso, penso che un po' la sensazione è quella che abbiamo avuto tutti. Sì, è difficile entrare in queste situazioni, perché veramente si può lasciare adito a qualsiasi tipo di pensiero. Non c'entra niente il calcio è un'altra cosa, ma quelli che fanno calcio e gestiscono il calcio devono prima di tutto loro fare calcio davvero, perché già ci sono altri che pensano a non farlo. Per cui almeno quelli che dovrebbero farlo e che dovrebbero dirigerlo, lo dovrebbero fare nel modo migliore. E quest'anno, secondo me, qualcosa da dire ci sarebbe. E c'è stato e l'abbiamo detto. Proprio così. Mister, che Cassano ti aspetteresti qualora andassi a giocare contro di loro? Allora, partiamo dal presupposto che quest'anno abbiamo perso l'andata e pareggiato al ritorno. Quindi una squadra sicuramente organizzata, perché le squadre del mister sono sempre organizzate, e dovremmo essere bravi a saper leggere la partita, a cambiare modulo se c'è la necessità, se dovesse capitare la necessità di farlo, perché comunque sono squadre che ti fanno, non ti fanno giocare bene, e loro tendono sempre a giocare un buon calcio. Quindi in più hanno recuperato all'ultimo, si pensava fossero spacciati nel finale, hanno fatto la vittoria con l'Alcione che gli ha permesso di entrare nei play-out, quindi saranno molto, molto motivati. Fermo restando che anche noi lo siamo e siamo consapevoli delle nostre qualità, soprattutto in alcuni reparti, e sappiamo che abbiamo giocatori che possono determinare partite di questo spessore. E allora un grande in bocca al lupo. Dobbiamo fare la schedina, è vero che ripartite non abbiamo più, ma abbiamo lo stesso due partite, perciò io la farei lo stesso. Siete d'accordo con me? Assolutamente. Oh, allora, ci mancherebbe altro. Per forza. Vai, Fra. Allora, una sappiamo che ci sarà, in ogni caso. È inversa, Cassano Castanese, potrebbe essere. Potrebbe essere inversa, è vero, quindi noi lo teniamo così in ogni caso. Okay. E dunque, partiamo dai playoff, perché sappiamo che questa partita si giocherà, e dunque Fenegro-Legnano. Una bellissima partita, comunque. Mister. Comincia il mister. X. X. X, quindi
Vincere Belfenegro. Sì. Perché Belfenegro è una squadra che mi ha impressionato a livello proprio di qualità in mezzo al campo, forza fisica e cattiveria davanti. Poi dietro hanno preso Mikhailovski, che per questa categoria è un lusso, quindi potrebbe finire, potrebbe. Potrebbe, sì. Io dico due. Ah. Ma non perché penso che Legnano sia in una situazione favorevole. La vittoria col Verbano li ha caricati sicuramente. Loro stessi sono molto consci di che il Verbano avrebbe potuto vincere la partita. Cioè, secondo me sono molto carichi. Per cui io mi gioco il 2. E io invece dico 1. Così dico 1. Uno l'ha presa. Su questo facciamolo fare anche alla Fra. Fra, metti anche tu, dai. Anche io? Sì. 3. 3. 2. Grande, solo perché ti fidi di lui, bella amica che sei, bella amica. E dunque, invece, che ci sia o non ci sia, gara di andata, partiamo da quello, Union Villa Cassano Castanese. 2. 2. Oh, ci piace. Senza neanche pensarci. Senza scaramanzia. Entro Natale. Pari, X. Io vedo un pari. E io dico all'andata 2. Perché poi ricordiamo che c'è anche... esattamente. Staremo a vedere, magari non andremo in porto. Fra. Manca la Fra, dai. Vabbè, io non posso che mettere 1, dai. Come mai? Per portare fortuna al mio amico. Lorenzo, fai il bravo, mi raccomando. E dunque, siamo in chiusura, Fra. Vieni qua con noi. Ricordiamo, appuntamento settimana prossima. Settimana prossima è un appuntamento speciale. Perché Bar Eccellenza andrà in trasferta nell'Uinese. Andremo in occasione del trofeo dell'EA e con gli amici delle vecchie glorie del Varese, del centro Gulliver di Varese, l'associazione Amai Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia. Ci saranno tutti. Ci saranno tutti e ci saremo anche noi. Ci saremo anche noi. Non ci sarà Mister Palazzi, che salutiamo e ringraziamo, facciamo un in bocca al lupo. Mister, grazie dell'invito. Speriamo che tu possa prenotare le vacanze più presto possibile. Ovviamente. Grazie. Appuntamento, orario. Orario, come al solito, cari amici, martedì 20:30 più o meno, e ci vediamo alla prossima. Alla prossima! Ciao! Buonasera.